Per la prestazione di oggi, perché insomma la sua squadra è venuta al San Francesco, ha giocato a calcio nel vero senso della parola e è andata vicina anche alla vittoria. Ecco, alla fine forse siete arrivati un po' corti e non siete riusciti a, insomma, avete subito la rimonta e poi non siete riusciti più a essere particolarmente incisivi. No, prima di tutto volevo fare un complimento alla tifoseria della Nocerina, perché io 2 anni fa ho allenato all'Arezzo in Serie D. Questo è il mio 16° campionato di Serie D che faccio e devo dire che quando arrivi qui senti un profumo di calcio, e senti una storia, senti che il calcio ha un'altra, una passione che uno ha dentro, a parte il lavoro che uno fa. Voglio fare un complimento perché ha trascinato la squadra. In un altro campo di qualsiasi provincia di Serie D penso che la partita non sarebbe cambiata il corso d'acqua. Invece il pubblico ti fa ama questo sport e questo lo devo riconoscerlo, è per l'educazione e anche per l'ospitalità della società che ci ha dato, perciò questo va riconosciuto prima della partita, è una cosa che va dato merito. Per quanto riguarda la partita non lo sapevamo, la Cerina era una grande favorita, io ho allenato Giuliano all'Ascoli quando ero il secondo di Custinetti, ho allenato Liurni che oggi non c'era, conoscevo benissimo i centrali difensivi, sono tutti laziali e quei due non ha giocato, non mi ricordo il nome, che l'anno scorso stava al Cinzia Albalonga, ha giocato Petti, ex Monterosi, il più allenato, perciò la squadra è importantissima, è una squadra che ha i doppi cambi, ha tutto, e perciò noi siamo venuti qua per giocarci la nostra partita con tutte le difficoltà. Noi abbiamo perso questa settimana 3 under, tutti e 3 terzini, 2 sinistri e il destro, che sono giovani, abbiamo dovuto adattare un centrocampista a far terzino, e chi è entrato nel 2004 è un altro difensore centrale, non ne avevamo. E noi sapevamo che potevamo soffrire là, ma a prescindere da questo, poi è stata secondo me una buona partita di calcio. Sono contento dei miei ragazzi perché venire qui da quel 2-2 e portare via la pelle non è facile, però sono stati bravi, hanno reagito, non si sono fatti mettere sotto e hanno reagito pure con gente tosta tipo Piccioni, tipo Paravicini, fisicamente non si sono mai fatti né timori o niente. Complimenti ancora ai miei e complimenti alla Nocerina, perché poi riprendere il risultato nel calcio non è mai facile. Mister, la squadra ha iniziato comunque con un ottimo risultato il suo campionato, insomma ha detto tutto. Ecco, ci sono ottime qualità di palleggio nel Cinti, è quello che abbiamo notato un po' tutti, e anche lo stesso mister Esposito, insomma, vi ha dato molti crediti, ecco, non solo per un campionato tranquillo. L'obiettivo stagionale della squadra, comunque, lo chiediamo a lei, qual è? Vincere tutte le partite, come tutti gli allenatori del calcio, penso che, però a parte qui, come si costruisce una vittoria? Io ho fatto il secondo a Cusinetti, a Sarri, a Grosseto in Serie B, quando abbiamo fatto i playoff per andare in Serie A, persi a Livorno. Si costruisce col gioco, specialmente quando hai i giocatori giovani, il risultato è una conseguenza del gioco, se il risultato diventa tutta fai grossa difficoltà. Fa grossa difficoltà perché poi non riesce a ribattere quando ti succede di andare sotto, ribaltare il gioco, mantenere palla. Per dire, noi oggi sul 2-0 dovevamo addormentare la gara, invece noi volevamo fare il terzo, dovevamo spezzettare il gioco, e questa è una cosa che acquisisci poi con l'autostima. L'importante è essere venuti qua e non aver subito il giusto, perché il primo tempo ci ha avuto 2 occasioni su 2 nostri errori clamorosi della Nocerina, 2 ottime parate del nostro portiere che hanno salvato anche il risultato, ma hanno riconosciuto questo, però la squadra è nuda, ha fatto il proprio gioco, e così si costruisce una mentalità che poi ti possa portare a lottare i primi posti, poi vince. Non è mai facile. Non è mai facile perché io l'esperienza mia adesso, 2 anni fa, avevamo una super squadra, venivano da retrocessione, abbiamo fatto fatica. Quando c'è tante teste e poi chi fa panchina non accetta, vince il campione di Serie D, è un campionato tosto, non è facile. Mister, un'ultima domanda, una considerazione sul girone G. La Nocerina è un po' una novella in questo raggruppamento, ecco, non sarà solo il Cintia l'unica squadra, insomma, che verranno Cera a giocare a pallone. No, guarda, io dico dei laziali, Trastevere, perché ha fatto bene anche se era un altro girone, Romana, che è un'ottima squadra, il Flaminia e l'Ostia Mare su tutti. Le squadre sarde, c'è una squadra molto attrezzata che è il costo secondo me al centrocampo con Pireta, Collado, con De Montis, è uno dei centrocampi più forti di tutta la Serie D, perché tanti giocatori non si conoscono, poi la conoscerete, è una squadra attrezzata molto 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 bene.
E perciò un campionato è un girone duro, dove le squadre giocano, cercano le creare gioco, bisogna avere tranquillità, serenità per costruire una vittoria. Io auguro alla Nocerina, alla Gavese, anche il San Marzano è una squadra costruita proprio bene, c'ha dei giocatori nel reparto d'attacco, in tutti i reparti importanti per la categoria, però dopo il campo è l'unico che parla e che ti dice la verità. Sì.